Questo soggetto eversivo erano informazioni che poi venivano rielaborate da qualche altra parte, che non erano solamente delle normali informazioni investigative. Poi non dimentichiamo la testimonianza del ministro dell'ex ministro degli interni, guardate, è di un'importanza fondamentale. Paolo Tajani, davanti alla commissione stragi, quindi in una sede importante, raccontò che l'evasione dal carcere di Treviso di Prospero Gallinari fu una evasione pilotata, sicuramente all'insaputa del diretto interessato. Disse: guardate che Gallinari scappò dal carcere, ma dalla Chiesa glielo fece fare perché voleva in realtà seguirlo e quindi a raccogliere elementi investigativi. Dopo un anno Gallinari era tra i carcerieri di Aldo Moro, quindi anche lì, come dire, i normali meccanismi investigativi hanno... Cosa che viene smentita dal magistrato del proiettile. Cosa, scusa? Che viene smentita in una sentenza dal magistrato del proiettile. La fuga di Gallinari dal carcere di Treviso, ammessa dallo stesso generale della Chiesa, viene smentita in una ordinanza da un magistrato che fu quello evasivo sui proiettili dei quali abbiamo parlato prima. Proiettili quelli di Nato di Piazzale. Questo magistrato smentisce Tajani e dalla Chiesa che ammettono quello che ha detto Stefania ora. È un elemento fondamentale per capire che quando si affronta il caso Moro non abbiamo una banda di un soggetto eversivo che in modo un po' folle tenta, diciamo, di segnare la storia. È qualcosa di molto più complesso. E dall'altro poi abbiamo un personaggio, non si può prescindere dall'azione politica di Aldo Moro e dalla prospettiva che essa poteva dare al paese. Aldo Moro aveva capito che in Italia c'era bisogno di un patto di non belligeranza con il PC, perché diceva che in Italia c'erano due vincitori, e quindi aveva tentato una via che avrebbe ridisegnato le istituzioni e le prospettive, e aveva trovato un alleato naturale in Enrico Berlinguer che aveva già da molto tempo maturato l'idea che in Italia un'ipotesi comunista non poteva essere possibile, neanche se avessero vinto con le elezioni, quindi in modo assolutamente legale, perché ci sarebbe toccato in sorte il Cile. E quindi Enrico Berlinguer accetta di dialogare e abbiamo nella loro ipotesi, da una parte, la DC, ci sarebbe dovuto essere un reciproco accreditamento, la DC doveva accreditare i comunisti verso i ceti più moderati e viceversa, la DC si sarebbe fatta accreditare verso la classe operaia. E questo è il contesto che non piaceva affatto all'amministrazione americana, che in quel momento, voglio dire, non è qualcosa di generico. Ce lo spiega molto bene Chiara Valentini nell'ultimo libro che ha scritto su Enrico Berlinguer, e lei dice: nel 1978, nel gennaio, il Dipartimento di Stato emette un comunicato per dire: noi faremo di tutto per impedire che i comunisti salgano nei governi nei paesi europei. E Berlinguer commentò dicendo: sono residui della guerra fredda e del vecchio e del passato, cioè non aveva maturato, aveva semplificato, aveva dato in qualche modo, non aveva dato la giusta importanza ad un contesto che invece vedeva l'Italia sotto una strettissima lente di osservazione, ed era un paese che non aveva affatto una libertà di manovra. E del resto, che ci fosse una linea atlantica interessata alla far fuori Aldo Moro non è un'invenzione, non è una deduzione. Ce lo dice un testimone importantissimo, che è Steve Pitzlick, il super consulente di Kissinger, che viene mandato in Italia come consulente del ministro degli
cose incredibili, cioè dirà: il mio mandato non era salvare Aldo Moro, il mio mandato era fare in modo che in Italia non ci non arrivasse il caos, la destabilizzazione, Aldo Moro vivo avrebbe significato questo. Quindi lui racconta in modo agghiacciante come in realtà lui lavorò in questo alcune interviste, e lui è stato anche recentemente interrogato dal PM di Roma Palamara, ma naturalmente poi ha smentito tutto, ha dato tutta la responsabilità a Cossiga, che infatti ce l'aveva, perché naturalmente era con Cossiga che Pisnik si relazionava, ma ha spiegato ampiamente in varie pubblicazioni quale fosse il suo mandato. Ed è questo il livello che importa vedere per analizzare il caso Moro, e soprattutto per capire che i soggetti non sono da una parte uno Stato come l'italiano un po' debole che non sa come affrontare la situazione, e dall'altra un gruppo di brigatisti che tentano il tutto per segnare la storia. Non è così, è da questo contesto, è da questo quadro che nascono le interferenze che